fare quando ti trovi davanti al pubblico sbagliato? Prima di tutto, io sono DJ Nejo e ti invito a iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina qua per rimanere aggiornato su tutti i nuovi video. Abbiamo già parlato del pubblico difficile, delle serate difficili. Il video lo linko in descrizione e sulle note in fondo. Però, ti è mai capitato di trovarti davanti al pubblico sbagliato? Che vuol dire il pubblico sbagliato? Vuol dire o quello che non ti aspetti, quindi ti prepari una serata di un certo modo e ti trovi davanti a persone completamente diverse, che hanno delle aspettative completamente diverse. Oppure un flop dell'evento, della serata, della situazione in cui c'è un po' di imbarazzo, diciamo così, oppure il fatto che tu avessi calcolato delle cose o magari eri semplicemente poco informato, oppure chi organizza, il proprietario del locale, era stato un po' approssimativo. In tutti questi casi, in un modo bisogna decidere cosa fare. La serata la porti in fondo, però come? Ci sono essenzialmente due strade. La prima opzione possibile è che tu decida di andare avanti per la tua strada, imperterrito, in qualche modo non curandoti delle persone che hai davanti. All'estremo opposto, invece, metti da parte i tuoi principi, potremmo dire, e provi ad accontentare le esigenze di questo pubblico, ammesso che sia possibile. Ora, una parte del lavoro per evitare serate di questo tipo va fatto prima, scegliendo con cura i locali dove andare, dove proporsi, di accettare certe richieste oppure no. Ma non sempre è possibile, soprattutto ci sono anche periodi in cui bisogna fare un po' di tutto, sia nel fare esperienza, crearsi una carriera e anche dei contatti, sia perché ci sono i periodi più morti rispetto ad altri. Se fai questo lavoro, se decidi di fare questo lavoro, e quindi non sei soltanto un fashion blogger su Instagram come milioni di quelli che vediamo, o sarai costretto ad accettare serate di questo tipo, oppure ti saranno capitate e sperando che saranno sempre meno e che si vada a concretizzarsi sempre più la carriera nella direzione che ti auspichi. Per fare quello dovrai fare esperienze anche di questo tipo, o meglio, ti saranno servite esperienze di questo tipo. È sempre difficile essere completamente menefreghisti ed andare avanti per la propria strada. Faccio un esempio neanche troppo estremo, una cosa che mi è capitata un po' di anni fa. Suonavo ad una serata e partiva dall'aperitivo, quindi facevo un po' di funky, new disco e andavo verso la house fino alla mezzanotte. Arrivo lì alle 7 e c'è una comunione. Il titolare mi guarda come dire: ma che fa, non le prendo 50 persone? E va bene, si parte, vedremo un po' fino a quanto rimangono. Dopo mezz'ora capisci bene che a nessuno di questi gliene frega del tuo funky disco, c'è anche uno spazio dove si potrebbe ballare, e ecco che i bambini arrivano con le loro richieste che vi lascio immaginare. In quei casi cosa fai? È interessante porsi la domanda. Sicuramente c'è un po' di imbarazzo, qualunque sia la decisione, perché il compromesso è sempre molto alto e in qualche modo non va mai a finire bene. Però da un lato è inutile stare soltanto a cercare di fare i fighi per forza. Fare questo lavoro, fare le serate, cimentarsi nella vita reale a fare il DJ è sempre molto diverso da quello che ci si auspica e si arriva agli obiettivi anche passando da questi punti. Sinceramente, a fare completamente il menefreghista non ci riesco. E allora, qualcosa di anche completamente diverso da quello che farei o quello che vorrei fare, ce l'ho sempre dietro. Ovviamente si tratta di non sputtanarsi del tutto, perché magari potrebbero arrivare i clienti soliti, potrebbero comunque
esserci persone che apprezzano quello che ti era stato chiesto di fare o che avresti voluto fare, è sempre mantenere un minimo di decenza, a meno che uno sia del partito opposto, in serio. Ma a me che me ne frega, quando ho guadagnato quello che devo guadagnare sono a posto. E che credo sia sbagliato anche da questo punto di vista. Certe volte può essere anche una cosa che dipende dal titolare del locale. Ci sono quelli che ti parlano di generi e non sanno neanche cosa vuol dire. Ci sono quelli che ti dicono una cosa ideale e poi vorrebbero comunque le persone che ballano, spendono, si divertono e stanno lì fino alla fine. Ci sono quelli che ti chiedono una cosa, poi ci va la ragazza di turno lì al banco a fare una richiesta e te la portano lì come se fosse una cosa giusta da fare. Saranno capitati mille di questi titolari di questo tipo, con la speranza che siano sempre meno. E allora come fai? Io in questi casi cerco sempre di giocare sul compromesso, fare una cosa bella di stile con qualche ruffianata di tanto in tanto e magari avere come dire, un cassetto di riserva al di là di quello che è la serata più facile con i pezzi super ballabili, le super hit, che però non li ho in certi contesti perché sarebbe comunque poco gratificante per me, per i miei gusti, ma anche per chi cerca un DJ di un certo tipo. Alle volte il problema è anche all'opposto, che te sei troppo morbido per le persone che ti trovi davanti. Oh, e picchia un po' di più. Mi è capitato anche questo. E lì certe cose se non ce le hai, non ce le hai e non te le puoi inventare. Soprattutto se non c'hai certi ascolti, non sai come portare avanti una serata. E magari non hai neanche nessuno che può entrare al tuo posto. Un'altra cosa simpatica che puoi fare è cercare di capire un personaggio ganzo della serata che magari ne sa qualche cosina e farti dare qualche dritta, anche due o tre canzoni che possono essere del genere che è richiesto da queste persone, quando è possibile. E cercare di inserirle anche nei contesti più underground. Ora, di solito nei contesti più underground c'è sempre tantissimi DJ, anzi lì non mancano, quindi magari può essere, ecco, che non tu sia da solo. E allora può essere una scelta molto intelligente fare entrare qualcuno prima, magari quel quarto d'ora, 20 minuti, se non ci si sente a proprio agio, se la serata non sta funzionando, invece dover stare a fare i fighi per forza. Oppure anche in contesti più generalisti, ad una festa o in un locale, se hai qualcun altro e per qualche motivo non è il pubblico adatto a te, meglio mettere da parte un attimo il proprio ego e fare entrare un collega che possa cavarsela in quella situazione, invece che le solite ripicchine che noi DJ conosciamo bene. In definitiva, ti puoi trovare le sorprese più diverse e il pubblico più sbagliato per i motivi più diversi. Non si può saper far tutto e non si può prevedere tutto. È sempre bene innanzitutto fare tesoro di queste esperienze per migliorare le proprie capacità, sia di lettura della serata e sia di preparazione dal punto di vista musicale. Poi è sempre bene affinare le proprie arti nella scelta delle serate e neanche nel capire quando hai di fronte una persona che ti parla di cose di cui non sa bene e quindi prenderti subito le contromosse. Fammi sapere le tue esperienze, quando ti è capitato il pubblico completamente sbagliato e come te la sei cavata. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti, alcuni di questi aspetti li approfondiremo in altri video e soprattutto continua a seguirmi su Essere DJ Oggi. Alla prossima!